vedere la bellissima cosa che ho comprato da Lidl 2 giorni fa, 3 giorni fa, che è il cappuccinatore, il montalatte. Non sarà della Nespresso, ma avete visto che fa un cappuccino da paura, ed è questo. Eccolo qua. È della Silver Crest. Niente, questa è la basetta che va attaccata alla presa, che adesso staccherò. Questo è il trapano avvitatore che si è comprato ieri mio marito Tecchia, che l'ha messo a caricare e adesso è pronto. E niente, praticamente voi non fate altro che mettere. Adesso ci sarà un po' di latte perché non l'ho ancora lavato. Vediamo, la schiuma è anche rimasta un po', vedete? Ci sono dei massimi oltre i quali non potete andare, perché sennò fuori esce straborda. Poi mettete il coperchietto, premete una volta qui e fa la schiumetta. Tra l'altro può montare il latte da caldo e da freddo e può soltanto scaldare il latte. Insomma, monta sia da freddo che da caldo e viene buonissimo. E quindi sapevate che io volevo comunque quello della Nespresso, che costa tipo una settantina, ottantina di euro. Questo qua l'ho pagato 29,99 e mi sembra un ottimo prezzo. Anche perché sapete che io avevo con la mano io già così. Questa è una svolta, in 30 secondi vi fa la schiuma perfetta. E niente, oggi è sabato mattina, sabato 18 dovrebbe essere, non ho neanche il telefono per vedere la data. Comunque, sabato 18, il mio amore, il ciuccio non lo so dove l'hai messo. No, qua non c'è. Chi è? Era il treno. Ah! E sabato 18 e io mi sto mettendo a preparare il pranzo, farò la pasta con i carciofi. No, questi qua dammeli, questi qua dammeli. E niente, oggi pomeriggio andremo a farci una passeggiata, anche perché oggi era prevista pioggia, in realtà è uscito un po' di sole, ma non dovrebbe piovere. E poi stasera andiamo a festeggiare da mia sorella il suo compleanno, che è stato il 15, fa 30 anni. E niente, festeggiamo a casa sua. Tra l'altro ieri mi sono inventata una cosa, perché ogni volta praticamente che le faccio un regalo, compleanno, Natale, io mi diverto a mettergli regali in altre scatole, preferibilmente di cibo. E ieri, visto che ha fatto 30 anni, ho fatto la scatola, ho preso mi pare 4-5 scatole, io ho fatto tipo scatole cinesi. Alla fine ve lo dico perché tanto quando andrà online il video lei l'avrà già scartato il regalo, è il ciondolo di Pandora col numero 30, che è bellissimo. Io non so perché il mio 30° compleanno non me l'ha regalato nessuno, sto benedetto 30. Vabbè, insomma, le abbiamo comprato quello e le ho messo dentro, gli ho incartato tipo 4-5 scatole, non ricordo per bene, la più grande è grande, è davvero grande. Ed è tra l'altro di un set di manicure che lei mi ha visto a casa e mi ha detto: ma perché non me lo regali? Che tanto tu non lo usi. E quindi gliel'ho messo in quella. Quindi lei, quando andrà ad aprire il regalo, si troverà sto set di manicure che per i 30 anni non è che sia un regalo così fantastico. Allora mi ha fatto ridere l'idea e gli ho fatto quello. Io so che Non adesso è uccide che la faccia qualcuno. davanti. No, non gira proprio. Però intanto il fumo fa pure. Sì, ma non gira il tappo. È perché ha troppa cosa. Aspetta, che ora faccio io fumo, va. Aspetta. Ce la fai? Aspetta, Ce la fai, Vale? faccio piano piano. Non lo lanciare, Vale! Vale,
Auguri! Auguri! C'è ragione. Grazie. Auguri! Auguri! Non è la foto? Ah, scusate. Video. Sì. Ma nel video devi dire che ero magra mentre sto piangendo. Infatti piangi perché... Ah, mi preso il del caffè? Oh, non guardate da bere, eh. Wow, c'è del caffè. Bob. Allora, spostati un po'. A verde. Allora, ti sposti, per favore. Ma dai! Ma c'è il flash acceso? Ma non esce. C'è il flash. Ma questo di chi è? C'è il flash. Questo non è il nostro, c'è il flash. Oh, ma sì. Ma perché dentro Italian Coffee? Ma che ne so? Ma perché non la illumini col flash? Ma perché ci sono tutte queste cacchio di fisse di mettere dentro un'altra scatola? Perché Pandora ci sta tre anni a dire Italian Coffee. Olè! Bello, l'ho fotografato ieri dall'applicazione. Sì. No! Ho scritto che non mi ricordo. E dietro? Pure l'occhio gli fa così. Basta. Quindi mi sa che ti voleva fare lo stesso regalo al compleanno. No. Fammi vedere. Amore. Bellerimo. Bello? Yes. Grazie. Oh, ma mettetelo un Charles se ti va, no? Leggi, le grandissime gnocche qua, quindi... Ma quella mi piacerebbe un giorno, quando saremo vecchie, con i capelli bianchi, raccontare la nostra storia. Una storia di un'amicizia vera, una di quelle che se ne sentono poche, una di quelle che quando le ascolti ti ci perdi dentro, una di quelle che riescono a farti credere in qualcosa. Bellissimo. Sono io, amore! Un 7 di 8. Che è un ferro. Un ferro da stiro. Sì. Oh, ma che è? E da zio, non ti sentivo. Dai! Allora, adesso c'è il 7 per la manicura. C'hai il cazzino. C'hai il caffè, l'orzo. Dai! L'orzo degli dei. Una volta, dai. Dai! Ci sei messa ieri sera, sera che ti ho fatto. Ieri sera era. Ma dai! Bimbi, piano con le mani, eh. Profumo, è profumato. La di cannella. È pure quello il regalo. Miro, stai calmo pure. Ci hai messo pure la colla. Io. Come quella che scade, ce ne servono tutte. Miro. Pandora, anche questo. Ma l'hai letto il biglietto, scusa? Cioè, non l'ho letto, ma tu hai intenta leggere quello di cannella. Sì, ma hai fatto anche 800 nodi qua dentro, ma perché lì dentro non c'è niente adesso. Manco controllato. Oh, ma quanti nodi avete fatto? Non li avevo fatti noi. Quella di Pandora ce l'ha fatti. Detto, ma è un regalo? Sì, ha fatto sta cosa. Oh. No, no. E dai, vecchia! È bellissimo. Vale, guarda che in realtà quelli sono i miei centimetri.